Loading. Welcome to Access the Animus. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video su Access the Animus. Come nel video passato parleremo ancora di news e ancora una volta lo faremo tramite contenuti video. Questa volta parleremo del Marchese de Sade e delle missioni Murder Mysteries. Cominciamo col Marchese de Sade. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un autore di drammi teatrali, testi vari e saggi filosofici, esponente dell'ala estrema del libertinismo ed anche un politico rivoluzionario francese delegato della Convenzione Nazionale. Storicamente è stato prigioniero della Bastiglia, ma solo fino al 4 luglio, 10 giorni prima della famosa presa che segnò l'inizio della Rivoluzione Francese. Quella che si vede è la prima volta in cui il Marchese si presenta ad Arnaud, sebbene i due probabilmente si siano già incontrati precedentemente proprio nella Bastiglia, dato che il Marchese afferma che vuole aiutare le altre persone che hanno sofferto con lui nella famosa prigione. Dalle news uscite di recente è trapelato anche un particolare sul Marchese che probabilmente si mostra nei minuti esattamente precedenti a quello che stiamo mostrando. Alla persona che vedete in barella, infatti, è stata fatta tagliare una gamba dal Marchese perché, secondo le sue parole, i mendicanti con una gamba ottengono più denaro. A giudicare anche solo da queste poche immagini, sembra che il Marchese sia uno dei personaggi più interessanti di Unity, e noi di Access the Animus non vediamo l'ora di confrontarci con lui durante l'intero gioco. Good luck! L'altro argomento che andremo a trattare sono le missioni Murder Mysteries, ovvero i misteri degli omicidi. Come affermato più volte nelle news dei mesi passati, i Murder Mysteries saranno missioni che si troveranno andando in giro per Parigi, sentendo delle persone nella folla che parlano di un omicidio, oppure capitando direttamente sulla scena del crimine. Tutte le missioni appartenenti a questa tipologia ruoteranno attorno a Eugène François Vidocq, un investigatore criminale avventuriero francese che può essere considerato il padre della criminologia moderna e che in Unity apparirà come un giovane intenzionato a risolvere i casi di omicidio e rendere Parigi un posto migliore in cui vivere. I know the streets. I can help you out. Why would you? Because that stinking stupid pig of a police minister doesn't have the stinking stupid sense to do anything that might give even a grifter like me hope that someday this city might not be a shitty place to live. And because I'm bored out of my bloody mind. Oh, for the love of God, Vidocq, shush! Le missioni Murder Mysteries saranno molto interessanti sia dal lato narrativo che in termini di gameplay. Quando Arnaud raggiungerà la scena del crimine potrà attivare la missione investigando il cadavere. Da qui verrà definita un'area corrispondente alla scena del crimine che il giocatore potrà analizzare alla ricerca dei vari indizi utilizzando anche il senso dell'aquila. Gli indizi potranno essere di diverso tipo, dalla presenza di libri e diari a quella di altri cadaveri ed anche alle dichiarazioni dei vari potenziali sospetti. Tutte le informazioni ottenute verranno raccolte nel database di Helix, supportate ognuna da uno sketch grafico, così che il giocatore abbia a portata di mano tutto quello che gli serve per risolvere il mistero. Curiosamente, a notare dalle immagini che vi stiamo mostrando, la missione ha a che fare con una profezia di Nostradamus, che noi sappiamo essere il protagonista di quella che è stata definita una caccia al tesoro che il giocatore seguirà attraverso i vari indizi sui monumenti, per arrivare ad una non meglio specificata ricompensa. La cosa interessante, dunque, è che sembra che le due tipologie di missione, Murder Mysteries e Caccia al tesoro di Nostradamus, siano in qualche modo collegate, almeno nelle loro fasi iniziali. Dopotutto, anche nei menu di gioco queste due tipologie di missione sembrano essere accomunate.
In ogni caso, una volta che il giocatore ha deciso chi secondo lui o lei è il colpevole, dovrà accusarlo e, come si vede dalle immagini, dovrà tenere premuto per qualche secondo il tasto dell'accusa, forse anche per consentire al giocatore di avere un ultimo ripensamento. Come già annunciato in passato, sarà anche possibile tornare alla prigione e vedere l'accusato incarcerato. E questo è tutto per il video di oggi. Che ne pensate di queste news e di queste immagini? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video.